Buongiorno amici di Quotidiano Net, questa è la nostra web TV, viene da dire clamoroso ieri sera a Bloemfontein. Gli Stati Uniti hanno battuto per 2-0 la Spagna, campione d'Europa, che da 35 partite era imbattuto. Dunque un 2-0 clamoroso e pronostico sovvertito. Ne parliamo con il nostro direttore Xavier Iacobelli. Buongiorno Xavier. Buongiorno Beppe e buongiorno ai nostri amici. Allora, pronostico sovvertito, ma gli Stati Uniti che hanno comunque meritato questo risultato. Assolutamente sì. È stata una lezione di calcio, una lezione alla supponenza e alla presunzione dei campioni d'Europa che venivano da 15 vittorie consecutive, oltre, come dicevi tu, da 35 risultati positivi di fila, e che hanno sottovalutato in maniera evidente da subito gli americani, i quali hanno vinto giocando all'italiana. Difesa molto accorta, centrocampo vivacissimo, il micidiale contropiede che ha portato alle due reti di Altidore e di Dempsey, ma soprattutto gli Stati Uniti hanno dimostrato che quando va in campo una squadra che dispone di giocatori in buone condizioni e che tatticamente è ben organizzata, nessuna impresa sia impossibile. Questo è un chiaro messaggio per Lippi e per gli errori che ha commesso invece con l'Italia. Ecco, fatte le debite proporzioni, perché sono due manifestazioni completamente diverse, il percorso di questi Stati Uniti ci ricorda un po' quello della Grecia degli europei del 2004, quando una squadra lontana da ogni pronostico, giocando in contropiede appunto all'italiana, giocando un calcio molto concreto, addirittura in qualche caso con marcature a uomo e contropiede, riuscì addirittura a vincere il campionato d'Europa. Quindi è fondamentale, per arrivare comunque avanti nelle manifestazioni, avere una forte solidità d'assieme, una buona condizione fisica e anche quel pizzico di fortuna. Sì, un buon portiere come lo è stato Howard, ma non l'avevo scoperto certamente ieri sera. E soprattutto credo che sia fondamentale per un allenatore impiegare giocatori a propria disposizione secondo le loro caratteristiche, verificarne le condizioni di forma. Non c'era un americano ieri sera che girasse a vuoto, hanno giocato tutti dando più del 100%, si sono aiutati in continuazione in ogni angolo del campo. Io credo che questa sia una lezione anche per la presunzione e l'arroganza di chi ritiene invece che basti essere campioni d'Europa o campioni del mondo per vincere tutte le partite. Peraltro, la cosa molto buffa, se vogliamo comica, è che secondo alcuni commentatori deve valere questo sillogismo: l'Italia ha battuto gli Stati Uniti che hanno battuto la Spagna, quindi l'Italia è più forte della Spagna. Mi pare che questa sia la barzelletta del giorno, perché l'Italia è stata sconfitta dall'Egitto e poi dal Brasile. La Spagna, come Del Bosco ha sottolineato, considera questo un incidente di percorso, e tale può essere visto che ci sono alle spalle 35 partite utili consecutive. Non ci si può consolare delle proprie magagne pensando alle magagne altrui. Sicuramente, perfettamente d'accordo con Xavier Iacobelli, che salutiamo. Grazie Xavier. Grazie a te Beppe, ai nostri amici. Ai prossimi appuntamenti con il calcio.